Buonasera a tutti ragazzi, era tanto tempo che non facevamo dei video, il tempo è sempre stato tiranno e quindi mi scuso ancora per questa mia assenza. Oggi sarà la domenica uggiosa, sarà che è piovuto fino a poco tempo fa, parleremo un po' di sostenibilità ambientale, di auto elettriche, faremo dei commenti sotto questo punto di vista. Ormai siamo a conclusione dell'anno, ormai il 2018 è concluso, non ci sono state profonde modifiche dagli anni passati. Gli incentivi promessi dall'attuale governo ancora mancano, latitano, si spera che per una volta si possa dire che le promesse elettorali non sono state ancora vuote come sempre, ormai l'Italia è famosa per essere la regina indiscussa delle promesse elettorali e poi come sempre quando c'è una classifica di qualsiasi tipo siamo sempre in fondo perché naturalmente un conto è parlare, un conto è fare, in Italia non è che siamo fenomeni nel fare. Vi invito innanzitutto a iscrivervi al gruppo Facebook della Hyundai Kona Elettrica Fan Club Italia e scriverò qui in descrizione il link per poterla trovare su Facebook. All'interno del gruppo non parliamo solo della Hyundai Kona Elettrica, ma parleremo anche di tutte quelle che sono le tecnologie sostenibili, parliamo delle altre macchine in generale e di tecnologie, tutto un po' perché vogliamo essere un gruppo a 360 gradi per parlare di tutto quello che può essere la sostenibilità ambientale, oltre che della Kona Elettrica, che riteniamo una macchina veramente di livello, un'auto con 480 km di autonomia secondo il ciclo di omologazione, ma come dimostrato dai vari possessori all'interno del gruppo può anche essere migliore di quanto descritto dall'omologazione, quindi è una macchina veramente interessante, attualmente disponibile solo in top level, però veramente un'auto interessante, quindi vi invito a iscrivervi, a informarvi, a guardare tutte quelle che sono le descrizioni e a partecipare all'interno del gruppo. Per quanto riguarda, dicevamo, le considerazioni sotto il profilo della sostenibilità, io vi invito a tutti di informarvi, di mettere i pannelli fotovoltaici, di mettere il solare termico, vi invito a dare un'occhiata, a guardare quelle sono le soluzioni migliori per la vostra abitazione, non solo per un fatto di sostenibilità ambientale, ma anche per un fatto economico, perché spesso e volentieri uno pensa che una situazione sostenibile a livello ambientale possa essere dannosa sotto il profilo economico, e non è assolutamente vero. Naturalmente a casa abbiamo messo un cappotto termico e vi posso giurare che l'anno scorso mai acceso il riscaldamento, per quest'anno attualmente no, ma le giornate sono più uggiose, piovose e fredde attualmente, quindi il risparmio è stato enorme. Parlando con i vari colleghi che hanno avuto bollette di 400-600 euro, è stata veramente una manna dal cielo. Abbiamo pannelli fotovoltaici e stiamo vedendo quello che sono i risparmi in bolletta, perché abbiamo consumi molto minori e quindi in un futuro penseremo di mettere una batteria domestica per abbattere totalmente i consumi. Probabilmente una Tesla Powerwall 3 se riuscisse a uscire. La Powerwall 2 abbiamo domandato al montatore di pannelli fotovoltaici che loro stessi la rivendono e la vengano a montare, costa 7.700 euro IVA inclusa, almeno da loro, ma io aspetto la 3 perché ormai sono diversi anni che è uscita la 2, quindi mi sembrerebbe assurdo non aspettare, anche perché poi i soldi ora non ce ne sono. Faremo il solare termico per l'acqua calda, metteremo un boiler in casa, perché il futuro io credo che per essere veramente sostenibili, per essere veramente intelligenti, dovremmo togliere l'allacciatura al gas. Quindi per il riscaldamento, come detto, noi non ne abbiamo bisogno, ma vai a sapere che magari un anno sarà totalmente freddo, incredibilmente freddo, penteremo una pompa di calore. Per l'acqua calda, come dicevamo, il solare termico, un boiler interno sempre a corrente elettrica, una batteria e quindi toglieremo l'allaccio al gas e quindi i soldi risparmiati. Vi invito a tutti a prendere foglio, carta e penna e sommare le vostre spese per il gas e vedere se vi può convenire, e sono sicuro di sì, questa scelta, perché non lo fate solo per gli altri, non lo fate solo per il mondo, ma lo fate anche per voi stessi. Ricordatevi sempre questo. E poi un'auto elettrica. Io spero ovviamente che il governo, come ha detto, faccia degli incentivi decenti. Si sentono chiacchiere, voci ormai nei vari gruppi su Facebook, ormai nel mondo elettrico se ne discute da tanto. Si spera che qualcosa si possa muovere, cambiare.
2019 sta per iniziare, quindi siamo positivi, dai. Dopotutto le attuali macchine sono frutto di una tecnologia del 1900, un po' come la situazione delle lampadine. Ci sono quelle a incandescenza che durano poco, fanno poca luce e consumano un monte, e poi ci sono quelle LED, guardate la differenza tra le due tipologie. Una via a LED, una via a incandescenza. E quindi nel futuro può essere che sviluppato sotto questo punto di vista, questo profilo, quindi maggiore potenza, maggiore capacità di gestire l'energia e minore impatto ambientale. Vi invito a tutti a considerare questo. Vi invito, come già detto, a partecipare al gruppo su Facebook della Home Elettrica Italia e vi auguro anche una buona serata. Noi intanto andremo a fare due passi ecologici per smaltire il mangiare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, evviva il mondo elettrico, evviva l'elettricità, evviva la sostenibilità, evviva tutti coloro che in maniera lungimirante puntano e provano a cambiare qualcosa nel loro piccolo, con un'auto elettrica, con tecnologie per la casa. Ragazzi, diamoci da fare, perché il mare è stato fatto dalle piccole gocciole, non pensiamo sempre che debbano essere gli altri, gli imprenditori, il governo e quant'altro a fare qualcosa, mettiamoci anche del nostro. Poi speriamo che arrivi anche una mano, perché soprattutto per le auto elettriche, per chi vuole comprare una prima macchina e non una macchina con poca autonomia, che magari come me fa 100-200 km al giorno e quindi non si può permettere una macchina che ha 100 km di autonomia, è importante anche una mano. Però andiamoci da fare. Ancora un saluto ragazzi e buona serata. Ciao.